Amici, oggi apriamo insieme tantissimi Mystery Toys comprati in edicola. Vediamo insieme come sono, ma prima, sigla. Yolanda Switch. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao amici, io sono Yolanda Switz ed oggi sono tornata con un nuovissimo video di Mystery Toys, ossia bustine, palline, cose misteriose con sorprese all'interno che ho comprato appunto in edicola. Ma prima di iniziare però questo video, mi raccomando amici. Vi volevo ricordare che ci possiamo incontrare il 14, il 15 e il 16 a San Giorgio a Cremano al Fantasy Day, evento gratuito, entrata gratuita, quindi venitemi a trovare, sarò lì con il mio stand Yolanda Sweets, tanti giochi, slime, tanto divertimento e tante cose carine. Vi aspetto! Non vi dimenticate di seguirmi, ovviamente iscrivendovi al mio canale e attivando la campanella perché io pubblico video tutti i giorni alle 14:30 e alle ore 18. Se vi piacciono questi video lasciatemi un bel pollice in su, un bel like, mi raccomando, e non vi dimenticate anche di andarmi a seguire sul mio sito ufficiale www.yolandaswitz.it. Ora direi quindi di cominciare perché sono tanti Mystery Toys. Iniziamo con le prime due buste, che sono queste. Questa qui l'abbiamo trovata già la scorsa volta, che è questa, dove all'interno troviamo una conchiglia che è uguale più o meno alle Polly Pocket. Questo invece è uno squishy. Partiamo dallo squishy perché non è propriamente misterioso, ecco, già si vede all'esterno, l'ho scelto io perché potevo sceglierlo al prezzo di 4,99 euro. La bustina è molto carina e anche lo squishy è abbastanza grande. Tutti gli squishy che possiamo trovare all'interno e scegliere ovviamente noi sono tutti quanti questi. Ma procediamo ad aprire lo squishy. Ok, profuma, è bellissimo, è proprio un unicorno e basta ed è tutto perlato. Questo è lo squishy, vediamo quanto è morbido, eh sì raga, è anche abbastanza morbido, è tutto perlato, pearlescente, spero si noti comunque dalla videocamera, ed è veramente molto 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 grande, e lo squishy in questione è questo qui, con il corno dell'unicorno molto morbido, profuma di vaniglia, lieve, il profumo non è molto molto accentuato, e devo dire che è davvero morbidosissimo. Ora procediamo con la prossima busta, così diciamo che togliamo di mezzo le buste. Abbiamo questa che è la Mermaid Shell. L'altra volta già l'abbiamo trovata questa. È una conchiglia dove all'interno c'è un personaggino, una sirenetta appunto, nel suo scenario. L'altra volta però noi abbiamo trovato questa. Ora spero di trovarne una diversa. Apriamo la conchiglia. Ok, ah, meno male, credevo di aver trovato quello dell'altra volta. No! Non ho trovato quella dell'altra volta, anzi è proprio diverso. E questo va messo qua dietro. Credevo di aver visto la conchiglia arancione, invece no. Abbiamo la sirenetta, che è questa. È un po' sporca, devo dirvi la verità, è fatta un po' male, con i capelli verdi e il corpo azzurro. E lo scenario è questo. Lo scenario è questo, arancione e blu. Attenzione, la barchetta si muove. La barchetta si muove anche la stellina perché si gira. Questa qua e il forziere si apre con la porta qui che si apre. Ragazzi, vi posso dire, è molto carino. Questo qui, ragazzi, l'ho pagato 2,99 euro. Non costa neanche tanto ed è veramente bellino. Procediamo con questo che l'abbiamo visto già in uno scorso video. Sono dei fashion fidget. Sono delle bamboline a forma di fidget toys. Sì, ne abbiamo trovato una diversa. Questa è molto carina perché ha due fidget in uno. Questo qui è la copia di un originale fatta in America. Procediamo con l'apertura ed è anche un portachiavi. Attenzione, amici. Allora, la bambolina in questione è questa. Molto 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 carina, è come se avessi una gonnellina con vicino e Pop-It e sulla testolina c'è questo che tecnicamente dovrebbe essere proprio un fidget rilassante e qui amici abbiamo proprio il Pop-It che funge da gonna e si può anche appendere. Posso dire molto molto bella. Mi piace, mi è piaciuta più questa che quella dell'altra volta. Adesso procediamo con l'apertura di una sfera. Allora, questa qui, raga, è originale Zuru.
Infatti, appena l'ho vista, che non è facile trovarne in edicola, ho detto: oh, ho visto bene. Sì, raga, io questa l'ho pagata poco, l'ho pagata 3,99 euro. Forse perché, diciamo, non è quelle là un po' troppo particolari. Questa all'interno ha sì 5 sorprese, ma forse perché c'è il peluche dentro, non lo so. 5 sorprese che si trovano tutte all'interno della sfera e non in spicchi. Procediamo e vediamo un po'. Oh, che carino, 5 sorprese, ma per modo di dire, o veramente? Perché a me non sembrano 5. Questo è il certificato di adozione, molto carino. E qui invece abbiamo la checklist del pupazzetto che abbiamo trovato. Ovviamente non hanno nomi, perché il nome lo dobbiamo scegliere noi. Quanto sono carini! Ho trovato quello che volevo io, però pazienza, sono tutti simpatici questi pupazzetti. Abbiamo questo pupazzettino qui, che teoricamente dovrebbe essere un gattino, molto carino perché le orecchie tutte e due di colore diverso e gli occhietti sbrilluccicosi che sembra quasi un peluche, quello della marca famosissima, ragazzi. E poi qui abbiamo un biberon. Oh, che carino questo, con il latte a scomparsa. Io questo lo amavo quando ero piccola. E due adesivi. Questo è molto bello, lo attaccherò da qualche parte perché mi piace. E tutto, tutto, tutto sbrilluccicoso. Mi piace tantissimo. Dai, raga, come regalino ci sta, mi piace. Posso dire voto 10. Procediamo con i prossimi. Abbiamo questo qui, Candy Orsetti, che dovrebbe essere uno squishy al prezzo di 3,99 euro. Qua dentro possiamo trovare un orsacchiotto. Ed è chiuso, questa è la cosa che mi piace perché è proprio misterioso. E abbiamo qui anche la checklist. Probabilmente mi sono anche spoilerata che ho trovato, ma va bene. Questa è la nostra checklist con tutti gli orsacchiotti che possiamo trovare dentro la scatolina. Adesso procediamo con l'apertura. Apriamolo. E sì, ragazzi, mi sono spoilerata sul foglietto che avevo trovato. Abbiamo questo orsacchiotto qui, che tecnicamente dovrebbe chiamarsi Lolly e profuma, oddio, così così, non tantissimo, devo dirvi, ma ha un profumo abbastanza forte. Forse adesso, togliendolo dalla scatola, si sente un pochettino in più. È un po' puzzino di chimichino, però è carino lo stesso. Questo è l'orsacchiotto. E dà un lecca lecca in mano. Anche questo molto simpatico, devo ammettere, davvero molto molto carino. Abbiamo le ultime due sfere da aprire. Abbiamo questa delle principesse e questa Surprise Unicorn Squad. Allora, questa qui, siccome l'ho aperta in uno short, apriamo questa adesso insieme a voi, mentre questa dello Unicorn Squad lo andiamo ad aprire in uno short, facciamo il contrario, ok? Ora apriamo questa delle Surprise Princess, pagata 2,99 euro. Diciamo che non costano neanche tanto. Questa è l'involucro, l'altra volta era rosa, adesso è azzurro. Possiamo trovare diverse principesse o principesse ispirate magari a quelle della Disney, non lo so. Comunque è molto carino, forse ho capito, che bello. Abbiamo questo che si toglie e questa è la principessa. Ok, non è, diciamo, il super massimo, però comunque è abbastanza simpatica. La principessa si monta così, questa è la parte sopra del vestitino, e poi si mette qui sulla parte sotto del vestito. Possiamo tenerla così, che è davvero molto carina. Lei è bionda, ha quasi i capelli oro, con i colori così marroni, azzurro e color verde acqua. Oppure metterla appunto sopra al nostro lollipop. E quindi esce fuori una principessa così simpatica, devo dire che non è male. Abbiamo qui anche il nome della principessa. Io sono curiosa di sapere appunto chi abbiamo trovato. Eh sì, però qui ha i capelli marroni. In realtà, io teoricamente avrei trovato questa. In realtà, i capelli biondi. Boh,
Vabbè, comunque è molto carina. Ah, muove anche le braccia. Non me ne ero accorta. Va bene, muove anche le braccine. Davvero molto carina. Allora, amici, questa qua la andiamo ad aprire appunto in uno short delle ore 18. Ok, allora, grazie a tutti per aver visto questo video. Spero che vi sia piaciuto, intrattenuto e strappato un sorriso come sempre. Io vi voglio tanto bene. Un bacione e un abbraccione. Ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovo video. Ciao!